I detenuti al servizio della comunità. È stato presentato alla Regione Campania il protocollo d'intesa Un farmaco per tutti, promosso dalla Fondazione dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli. Il progetto prevede la possibilità per alcuni detenuti di uscire almeno due volte a settimana per raggiungere Napoli dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, accompagnati dall'associazione Generazione Libera, iscritta nella lista delle associazioni di volontariato dell'ufficio del Garante, che metterà a disposizione un mezzo e un autista per il trasporto dei detenuti dalla sede di Caserta fino alla raccolta dei farmaci. Così il garante dei detenuti Samuele Ciambriello. Io credo che questo sia un modo concreto di passare dalla reclusione alla inclusione e sia un modo concreto di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che recita che le pene e il carcere servono a reinserire nella società, a reintegrare nella società. Il carcere non può essere una discarica sociale, una risposta semplice a bisogni complessi. Al momento la durata sarà di 6 mesi, ma è già stata prevista la possibilità di un rinnovo per il progetto, come spiega Donatella Rotundo, direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Una delle mission, anzi probabilmente la mission principale che mi è stata data è quella di, soprattutto su Santa Maria Capua Vetere, dove non ci sono attività formative, attività di inclusione sociale, di aumentare i posti di lavoro. E su questa scia noi stiamo procedendo, e questo è uno dei progetti che secondo me è uno dei più belli, perché ha un doppio valore sociale: da una parte permette ai detenuti sicuramente di perseguire quello che è l'obiettivo finale, cioè principale, cioè quello della rieducazione e del reinserimento, ma nello stesso tempo aiuta i detenuti a dare aiuto loro stessi a delle fasce deboli a cui poi è diretto questo progetto. Questo è un farmaco per tutti. I detenuti ammessi al lavoro di pubblica utilità si occuperanno prevalentemente della raccolta dei farmaci, nonché di altro materiale medico e chirurgico donato dai cittadini e dalle aziende farmaceutiche. Marco Puglia, magistrato di sorveglianza, sottolinea quali saranno i parametri per partecipare al progetto. Si tratta di criteri che valutano il percorso effettuato all'interno dell'istituto penitenziario, quindi la condotta serbata durante la detenzione, ma anche le sperimentazioni esterne, quindi come sono in sostanza stati fruiti, come sono andati i permessi premio, e si tratta quindi di detenuti che hanno già dimostrato un'ampia capacità di rispondere in maniera adeguata, in maniera consona, in maniera felice a quelle che sono le offerte trattamentali, quindi a queste possibilità di esecuzione della pena che escono fuori dal carcere. Ci danno esperienze assolutamente di primo rilievo.